Cari quadristi, ed eccoci, facciamo un test, vediamo che vada bene. Allora, vi facciamo vedere come fare per sistemare, da zero, per sistemare questo, potete notare le bretelle, ragazzi, bretelle numero uno. Allora, per mettere il liquidino all'interno del Peppers Naus. Allora, prendiamo taglierino o forbice, sifulotto da mettere qua, svita valvoline, un compressore, vabbè, questo è un altro svita valvoline, e l'attrezzino per spingere il prodotto all'interno della ruota. Allora, cominciamo ad aprire il prodotto. Attenzione a farvi male, perché qua a farsi male si è sempre a tempo e non conviene mai. Tagliato, e il prodottino comincia a fuoriuscire. Eccoci. Non ci piace la sporcizia, non ci piace lo sporco. Come potete vedere, il prodotto è un gel che non si asciuga mai, quindi è vincente. Questa è una sua caratteristica. Da, ma che bacchera. Questa pistola qui non abbiamo neanche bisogno di fare l'upgrade dopo, lo possiamo fare subito. La mettiamo la bestia al suo posto. Ok, lo inseriamo. Andiamo leggermente a premere. Eccolo, vedete che stiamo arrivando. Adesso, non so, io segnerei, direi, così per non saperne leggere né scrivere, facciamo da qua a, secondo me così è sufficiente, facciamo un'attacca di pochi centimetri, misuriamo, facciamo un avanzamento di 20 mm di prodotto all'interno della ruota. Svitiamo il tappino, è un pneumatico tubeless, segue, questo lo spostiamo, valvolina, svita valvole, inseriamo lo svita valvole, sentite il rumore, stiamo svitando la valvolina, state attenti che non spari fuori. Questa è la valvolina del segue, la vedete? La mettiamo qua, svita valvole. Prendiamo il prodottino, come vedete abbiamo segnato 20 mm di avanzamento. E picchiamo dentro 20 mm di avanzamento di prodotto. Ok. Il prodotto è entrato, abbiamo fatto una prova ai 20 mm di avanzamento, non sappiamo se siano troppi, non sappiamo se siano pochi. Ripuliamo. Questo è il gel antiferratura Ipon. Rimettiamo sulla nostra valvolina. Riavvitiamo la valvolina. Compressore. Se non doveste avere un compressore, vabbè, date a mano. Scusate, questo ve lo levo dalle valvole. Andiamo a gonfiaggio, andiamo a gonfiare a 1,5. A questo punto rimontiamo. Riprendiamo il nostro Peppers Naus, facciamo un altro segno a 20 mm. Più o meno, ragazzi. Ci
giriamo il Segway, quindi questo è chiuso, pulizia della valvolina, giriamo la bestia, valvolina sempre al top, svitiamo la valvolina, il tap della valvolina, stiamo facendo la ruota di sinistra, vi ricordiamo che se il Segway, il Mini, ha un senso di marcia, per cui esiste la ruota di destra e la ruota di sinistra, montiamo la valvolina, riprendiamo un altro spennacchietto e abbiamo segnato altri 20 mm di avanzamento, mettiamo qua e spingiamo all'interno, 1, 2, facciamo prendere un po' d'aria se no non ce l'ha, esatto, 3, 4, e se non tubeless 5, praticamente 5 pompatine, perfetto. Avanzamento, 20 mm anche qua. Praticamente abbiamo messo dentro meno di un sesto per ruota, ragazzi. Meno di un sesto per ruota, infatti. Boh, adesso, certo, la prova sarebbe forare e vedere. Boh. Proviamo ad usarlo così. Comunque, se lo prendete, mettetecene dentro pure, non so, fate 30 mm, 30 mm di escursione, ma ragazzi, guardate che qua la ruota è veramente piccolina, rispetto a quella di un quadro, quindi riportiamo, impressione perfetta, 0,5 anche questo, chiudiamo. E signori, il nostro Segway è diventato un Segway antiforatura. Cioè, anche se prendete il chiodone, il vostro Segway non fora, o perlomeno forerà, ma manterrà al suo interno questo gel. E questo gli permetterà di raggiungere casa anche con la rotina un po' più gonfia. Poi, quando siete a casa, mettete sotto il classico bermone e andate via. Signori Dal Fero, dalla squadra corse quaddisti.it, dal Segway Mini, un saluto e un grazie per aver visto questo nuovo articolo tecnico di Segway Mini e antiforatura gel Ipon. Un saluto. Questo è tutto il problema, perché con i guanti non ci si spegne la telecamera. Buona giornata.